Bene, eccoci tornati con la seconda parte della lettura del regolamento ENAC UAS IT pubblicato il 4 gennaio 2021. Come sempre vi invito a sostenere la mia, diciamo, produzione di video iscrivendovi al canale e lasciando un like. Vi invito anche a commentare in maniera costruttiva, per favore, nei video che pubblico, magari per avviare anche diciamo, un dibattito civile e costruttivo sull'argomento. Proseguo quindi con la sezione 3. Disposizioni per il pilotaggio degli UAV. Articolo 18. Attestato di pilota categoria Open A1-A3 per la conduzione di UAV di massa operativa al decollo minore di 25 kg per operazioni in categoria Open A1-A3 in condizioni di volo VLOS è necessario il possesso di un attestato di pilota, rilasciata a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto sul portale web dedicato dell'ENAC. Articolo 19. Attestato di pilota categoria Open A2. Per la conduzione degli UAV per operazioni in categoria Open A2 in condizione VLOS è necessario A. essere in possesso dell'attestato di pilota categoria Open A1-A3, rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online di cui all'articolo 21. B. Avere completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria Open A3. C. Aver dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo di cui alla lettera B. D. Aver superato un esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla presso un centro di addestramento autorizzato, Recognized Entity, sulle seguenti materie: meteorologia, prestazioni di volo e pianificazione, mitigazione tecnico-operative e gestione del rischio. L'esame teorico si ritiene superato se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% del punteggio massimo raggiungibile. I piloti che hanno conseguito l'attestato di pilota remoto per operazioni specializzate critiche, CRO, prima della data di applicazione del regolamento UE numero 2019-947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall'ENAC fino al termine della loro validità. Articolo 20. Certificazione di competenza per operazioni con SAIL inferiore a numero romano 5. 1. Per la conduzione di UAV per operazioni con SAIL inferiore a numero romano 5 è necessario A. il possesso dell'attestato di pilota UAS per operazioni in categoria Open A2 in condizioni VLOS rilasciato a seguito del completamento del corso di formazione di cui all'articolo 22. B. il completamento di un apposito corso di formazione presso un centro di addestramento autorizzato, Recognized Entity, al fine di verificare il possesso delle competenze di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE numero 2019-947. Punto 2. Il possesso di una licenza di pilota CPL o superiore soddisfa i requisiti relativi alle conoscenze aeronautiche di base. Ulteriori crediti:
possono essere attribuiti in ragione dei programmi di formazione di cui al precedente comma B sulla base dei singoli casi. Punto 3. I piloti che hanno conseguito l'attestato di pilota APR per operazioni specializzate critiche CRO prima della data di applicazione del regolamento UE numero 2019/947 sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall'ENAC fino al termine della loro validità. Articolo 21. Certificazione di competenza per operazioni con SAIL uguale o superiore a numero romano 5. 1. Per la conduzione di UAV in condizioni con SAIL uguale o superiore a numero romano 5, l'ENAC stabilisce caso per caso i requisiti applicabili ai piloti. 2. I programmi ed i requisiti di formazione e addestramento per i casi non direttamente previsti in questo regolamento sono stabiliti dall'ENAC sulla base dei singoli casi. Articolo 22. Centri di addestramento Recognized Entity. 1. I centri di addestramento approvati dall'ENAC sono riconosciuti per fornire sia la formazione teorica che l'addestramento pratico Recognized Entity. Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l'addestramento, uno o più istruttori e almeno un esaminatore, riconosciuto dall'ENAC, per la conduzione di prove pratiche finalizzate al rilascio e al rinnovo delle certificazioni di competenza di pilota UAS. 2. L'ENAC approva il centro di addestramento sulla base degli accertamenti sull'organizzazione del centro e sulla capacità di erogare l'intera formazione del pilota, sulle procedure, sul materiale di formazione e sulla qualificazione del personale, istruttore ed esaminatore. 3. Il centro di addestramento autorizzato al rilascio notifica all'ENAC l'emissione dell'attestato di pilota entro 7 giorni. La notifica è effettuata esclusivamente per via informatica nel sito web dell'ente www.enac.gov.it inserendo i dati richiesti dalla procedura, con le stesse procedure notifica il rinnovo degli attestati. 4. I centri di addestramento potranno fornire, a seguito di specifica richiesta del candidato, un corso dedicato al conseguimento dell'attestato di pilota categoria Open A2, la cui parte teorica di almeno 10 ore di insegnamento comprende delle lezioni relative alle conoscenze professionali di condotta dell'UAS in operazioni A2, ivi inclusa la conoscenza delle procedure amministrative ed in particolare alla preparazione delle missioni operative, e consentita la frequenza da parte del pilota di un corso teorico distance learning non superiore al 70% delle ore previste. 5. Sempre ed esclusivamente su richiesta del candidato, i centri di addestramento potranno fornire un corso pratico di volo consistente in almeno 4 ore di addestramento articolate su specifici scenari addestrativi. Al termine di questo percorso formativo, il pilota sostiene uno skill test con un esaminatore UAS. Si evidenzia che le ore di volo ed addestramento pratico devono intendersi dedicate al singolo allievo e conteggiate dalla messa in moto allo spegnimento dell'UAS. A superamento del corso pratico, il CA, centro addestramento, dovrà redigere una relazione di valutazione che potrà essere utilizzata dall'interessato in luogo della dichiarazione di completamento dell'addestramento pratico autonomo, prevista dal regolamento UE numero 2019/947 UAS Open 030 operazioni UAS nella sottocategoria A2 lettera 2C. 6. Ai centri di addestramento autorizzati Recognized Entity che avranno ricevuto da ENAC la necessaria certificazione è consentita l'erogazione di corsi per l'acquisizione della competenza di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE numero 2019/947. Articolo 23.
Pianificazione del volo. Il pilota deve effettuare la pianificazione del volo sul sito di flight nel caso di operazione oltre la distanza di visibilità BVLOS nelle modalità stabilite dall'ENAC. Sezione 4. Disposizioni generali per gli UAS. Ma questo lo finisco nel prossimo video. Alla fine sarà diviso in tre parti, perché questa sezione 3 è stata abbastanza lunga e secondo me da risentire con attenzione, anche perché dà degli spunti di riflessione interessanti. E vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, lasciare like e lasciare cosa pensate nei commenti, sempre cercando di essere costruttivi. Vi ringrazio e ci sentiamo sul prossimo video.